Dopo una pausa di 3 anni, si torna a festeggiare l'Istituto Comprensivo Statale Galliano Binotti di Pergola con la festa dell'orto biologico. Un progetto di lunga data che vede il coinvolgimento di alunni, insegnanti, genitori, agricoltori, amministrazione comunale e associazioni che, grazie a un lavoro sinergico, hanno creato in tutti questi anni un progetto di grande valenza pedagogica e non solo. Alunni che curano e gestiscono un campo messo a disposizione dal comune, e tutto questo lega i bambini al bene più caro che è la terra. Semi di consapevolezza che fioriscono in un progetto che diventa ogni anno sempre più innovativo. E la novità di quest'anno è la distribuzione dei semi del mais quarantino, una varietà molto antica, agli agricoltori richiedenti da parte degli alunni della scuola primaria, in qualità di agricoltori custodi. Un passaggio di testimone che fa apprezzare il territorio in cui sono nati, vivendolo con orgoglio e attaccamento. La CIA fin dall'inizio ha sostenuto questo progetto economicamente nei progetti. Partiamo dai bambini, partiamo dall'educazione alimentare a scuola, anzi, prima ancora, partiamo dall'agricoltura. Facciamo vedere e insegniamo ai bambini da dove nascono le materie prime. Ed è una cosa bellissima, cioè i bambini hanno consegnato agli agricoltori della CIA il seme per poterlo coltivare e quindi riprodurlo e far sì che poi venga nelle nostre tavole, nei nostri mercati. Ed è una cosa non scontata, cioè è una cosa bellissima. Da quanti anni è questo progetto dell'orto a Pergola? Da tantissimi anni. Se noi pensiamo alle prime esperienze, andiamo oltre i 25 anni ormai. E addirittura le prime volte noi coltivavamo questa striscetta di terra qui che vedete qui di fianco. Invece l'orto, come lo vedete adesso, questo è il 16° anno ininterrotto. Un progetto che dura 16 anni, insomma, è notevole per una scuola, ecco. Qual è la riuscita di un progetto di lunga data? Qual è il segreto? Il segreto è intanto la collaborazione. Questo è un progetto che da soli non si fa. È un progetto che non chiude il 30 di giugno con la scuola, ma c'è gente che ha voglia di portarla avanti d'estate, che è venuta a innaffiare, che viene a raccogliere con i bambini anche in estate. È un progetto che per riuscire ha bisogno di una dirigenza che ci crede forte. Noi fino adesso abbiamo sempre avuto dirigenti molto sensibili da questo punto di vista e un agricoltore che ci segue da sempre, quindi ci dà tutte le dritte del caso. E poi le famiglie che lo vogliono fortemente. La parte pratica, che cosa hai dato a questi bambini per questo progetto? Andiamo un po' più nello specifico. Abbiamo costruito una micro azienda agricola biologica certificata, cioè abbiamo suddiviso l'appezzamento principale in diversi appezzamenti, così per poter applicare meglio le rotazioni culturali, l'avvicendamento delle culture tra loro nei vari campi. Cioè addirittura abbiamo il fieno, cioè abbiamo delle erbe, l'erbaio che arricchisce il terreno nelle rotazioni. Perciò non si può proprio chiamare un orto, è più una piccola azienda agricola. È nato un po' per dimostrare che fare agricoltura biologica è facile, si può farlo, lo possono fare anche i bambini.